Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fase 2 e quindi molte persone ritorneranno, seppur lentamente, ad una vita normale e alle vecchie abitudini alimentari. Sicuramente durante l'isolamento ci siamo riappropriati dei giusti modi e dei giusti tempi per consumare i nostri pasti, ma allo stesso tempo ci siamo avvicinati di più alla cucina e abbiamo iniziato a sperimentare innumerevoli ricette, tanto da diventare un pochino tutti chef presso le nostre abitazioni. Assicuriamoci di suddividere la nostra giornata alimentare in 5 pasti. Colazione, pranzo e cena saranno i pasti principali, intervallati da due spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. Questi saranno dei piccoli snack che serviranno ad interrompere il digiuno e a non farci arrivare troppo affamati, appunto, ai pasti principali. Cinque non dovrebbero essere soltanto i pasti, ma anche le porzioni di frutta e verdura da consumare ogni giorno. Preferibilmente di stagione, da consumare crude oppure cotte, utilizzando le modalità di cottura che riescano a preservarne le proprietà nutritive. Molto importante è dedicare anche maggiore attenzione alla scelta degli alimenti che andiamo ad acquistare e poi a preparare. Cerchiamo di comprare degli alimenti sani, freschi e di prepararli attenendoci alla tradizione mediterranea. Inoltre è importante anche dedicare il giusto tempo al consumo di ogni pasto, almeno quelli principali. Quindi anche se torniamo in ufficio, se torniamo ad una vita più frenetica, sediamoci a tavola e consumiamo il nostro pasto in tranquillità, quando possibile, cercando di evitare qualsiasi altra attività, quindi evitiamo di lavorare e mangiare allo stesso tempo. Il nostro sistema immunitario in questo periodo è stato ed è messo alla prova. Noi possiamo aiutarlo attraverso l'alimentazione, quindi cercando di scegliere degli alimenti sani e freschi e di variare il più possibile la nostra alimentazione, quindi avere una dieta varia ed equilibrata, assicurerà il corretto apporto di macro e micronutrienti al nostro organismo. Importante è il consumo di quegli alimenti che contengono particolari nutrienti, mi riferisco alle vitamine A, D, C oppure sali minerali come magnesio, selenio o ancora altri composti come polifenoli e probiotici che aiutano il nostro sistema immunitario rafforzando le nostre difese. Inoltre è importante anche esporci alla luce solare con i corretti sistemi di fotoprotezione 15-30 minuti ogni giorno. Questo favorirà la sintesi di una particolare vitamina, importante anch'essa per il nostro sistema immunitario, che è la vitamina D. Infine, con l'isolamento siamo stati costretti a ridurre la nostra attività motoria giornaliera e di conseguenza anche il nostro fabbisogno energetico giornaliero si è ridotto. Ecco, cerchiamo di mantenere costante un'attività fisica anche tutti i giorni in modo da aumentare il nostro fabbisogno energetico e in modo da garantire un ottimale stato psicofisico.